all'epoca nessuno si immaginava che questi cartoni avessero tutto questo grande successo. E ti dirò che mentre Goldrake resta veramente... Io ho scoperto poi invece che c'è della gente, molta gente, che invece ha una passione più per Gigero Bodacciaio, che trova... Io sono affezionatissima perché mi ricordo oltretutto un periodo della mia vita molto... Si parla di qualche anno fa. Sì, stiamo parlando del 1979. Sì, ero piccola e all'epoca negli anni 70 ci fu un boom pazzesco di lavoro. Quindi noi lavoriamo, dei turni di doppiaggio sono di 3 ore, a volte se ne fanno 3 nell'arco di una giornata, quindi capace per 3 ore andavo a fare il cartone giapponese, poi andavo a fare un'altra cosa dopo 3 ore dopo. Beh, è stata un'esperienza, indubbiamente, come lo è ogni volta che si affronta qualcosa di nuovo. Mi ricordo che è stato doppiato alla cooperativa Cortese e c'era questo signore che si chiama Eddie Cortese, che purtroppo anche lui è venuto a mancare. Era il proprietario della Phonolux. La produzione cinematografica italiana anteguerra. DG, che mi ricordo questo, un grande manifesto messo lì perché era una cosa bella, mai pensando che avrei tirato su generazioni con cartoni animati che tutti sanno che io ho fatto e che io non so perché andavo facevo. Questo boom del doppiaggio ci portò a fare tutto in pochissimo tempo, quindi doppiare a tutto spiano, e Gigrobò era una serie tra questi. Si diceva brevemente quali erano le caratteristiche del personaggio e uno si adeguava, vedeva e... Il doppiaggio libero ha iniziato un pochino il fatto che un attore non doveva essere per forza socio di qualche cooperativa, cioè poteva anche non aderire a delle cooperative. Venivamo tutti da studi piuttosto seri, avevamo tutti esperienze di cinema, di teatro, di televisione, di radio, tutto, che abbiamo portato nel doppiaggio, insomma, ecco, questo è importante. Si iniziava a lavorare a colonne separate per motivi di incastri di attori, eccetera, per cui capitava che molto spesso noi non ci si incontrava, nel senso che io facevo tutta la mia parte. Ok, pronta, viva! Sì, sono pronta! Mi è capitato di lavorare più spesso con Romano Malaspina, che è il protagonista. E il personaggio di Gig era diverso un po' da Goldrake, da Actarus. Così Hiroshi Shiba. Sì, mentre era molto determinato poi quando agiva, poi nella vita privata aveva come delle debolezze, per carità, umane, perché anzi questo lo rendeva... Gig, robot d'acciaio! Lui aveva così subito una sorta di transfert con questo personaggio, per cui mi ricordo che quando eravamo al Leggio c'è questo Gig Robot che fa fuori gli elementi, tutte queste cose, e lui che gesticolava al Leggio, sembrava che da un momento all'altro gli dovesse partire una mano, un braccio, si era un po' immedesimato in questo, nel protagonista in questo personaggio. Romano Malaspina è un pazzo simpatico e gli voglio molto bene. Questa è la mia agenda, ecco, si può vedere, io giro con questo qui che è Gig, l'ho regalato anche a lui e poi mi ha confessato che l'ha perso, per cui dovrò rifarglielo. Questo è il rapporto che ho con lui. C'era un personaggio che faceva Malaspina che era molto divertente, e mi ricordo che era divertente anche il mio. Se mi devo ricordare qualcosa è questo strano fatto di queste defaianze che aveva nella vita, nei rapporti col padre, con la madre, e nello stesso tempo poi invece era così determinato quando faceva il guerriero, insomma, eccetera, eccetera. Hiroshi, qui è Niva, preparati all'agganciamento. Componenti, fuori! Manuela Rossi era una ragazzetta, cioè aveva avuto 17-18 anni, credo, sì, era giovanissima, bravissima, simpatica. Ma lei è la sorella di Massimo e di Riccardo, è una famiglia, i cugini sono i due Boccanera, Fabio e Laura. È una grande interprete ed è strano poi perché è una di quelle persone che tu, un po' come la Monica Ward, no? Che tu li conosci nella vita e sono dolci così, poi quando sono al liceo hanno una grinta, una capacità di immettersi nel personaggio che ti sorprende. Ma non è da tutti questo, come ti ho detto poc'anzi? C'è un altro gruppo di doppiatori che doppiano da piccoli. E Manuela ha cominciato a doppiare da piccola. E poi anche i cugini, tra l'altro sono anche tutti molto bravi. Mi fa ridere perché sono 3 fratelli che lavorano moltissimo fin da piccoli. E una volta c'era la Fonoruma, c'è ancora adesso, ma
li chiamano la Fono Rossi, per dire che sono una famiglia di... Siamo cresciute quasi insieme con Emanuela, anche se lei è un po' più grande di me, ma eravamo piccolette tutte e due, uscite da scuola, lei magari con i libri del liceo, io con i libri dell'elementare, il pomeriggio andavamo al lavoro e ogni tanto ci aiutavamo anche a fare i compiti, perché lei è un po' più grande, gli chiedevo, ma aiuti a fare queste moltiplicazioni? È stato un bellissimo periodo comunque della mia vita. Poi io studiavo contemporaneamente. Perché eri giovanissima, avevi 15-16 anni. Sì, sì, ero molto, molto giovane. Poi arrivavo con i libri di scuola. Maledetto Hiroshi, ti strapperò il cuore dal petto e ricostruirò l'antico regno Yamatai. La mia regina, sì. Una professionista serissima. Era cattivissima, mamma mia. Faceva paura ai ragazzini, la mia, penso, no? Sì, beh, ci stava bene, perché lei ha una bella voce, ma può essere anche autoritaria, sì, sì. Negini, negini, nasa nucolò. Negini, negini, nasa nucolò. È divistica come voce, ha una voce piena di borotalco dorato, no? Ha un modo così, un po' lattanzifero, affascinante, da Marilyn Monroe in Tailleur. È una mia compagna d'accademia. L'ho conosciuta lì e ho cominciato con lei anche a fare dei lavori teatrali a Tindari, che è un teatro antico sempre giù in Sicilia. Anna e Teresa Eugenia, noi abbiamo fatto l'Avvocato Petrocelli insieme, lei faceva mia moglie, io doppiavo Petrocelli, e quindi siamo stati, credo, anni insieme al Legio. Vieni fuori, Raigon, distruggi Gig Robot d'acciaio! È una zia all'apparenza molto, molto severa, invece è una persona dolcissima. Hiroshi, voglio felice, perché grazie a te ho scoperto cosa sia veramente l'amore. Addio. La sua migliore interpretazione, non so se voi avete visto il film Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Ho ripreso il doppiaggio proprio con Gig Robot, che era un cartone animato, molto divertente, faticoso, perché Flora non era un personaggio dolce e semplice, e con dei ragazzini vicino che mi facevano sentire proprio una principiante, perché erano dei mostri, erano bravissimi. Maledetto Gig, ti farò pentire di essere nato! Renzo Stacchi è un caso a sé, perché lui dice che non gli piace il doppiaggio, è un romanaccio, sta sempre lì, però lo fa sempre. E cioè, lui lo fa, è in prestito al doppiaggio, però continua a farlo, evidentemente. Voleva imporre un po' l'accento romanesco, insomma, lo faceva, cioè lo ostentava. Renzo Stacchi, un'altra particolare e bellissima voce del doppiaggio. Infatti nascevano tutti allora. So che poi si è specializzato anche a fare dei cartoni a lungo per Disney come direttore di doppiaggio. Insomma, una persona molto in gamba. Ascoltate, io prendo legittimamente possesso del regno di Mika e vi assicuro che sotto la mia guida la base antiatomica finirà in briciole. Andrea, sì, un altro siciliano, una bellissima voce, che poi uno, anche se ha una voce calda, bella, uno poi fa il cattivo, cioè se deve fare il cattivo fa il cattivo. Dovetti fare una certa fatica, per Malaspina era abbastanza facile perché rientrava Gig Robot, era il personaggio eroico con tutte quelle caratteristiche. Mentre nella vita lui non è un aggressivo, anzi ha una voce molto calda, mediterranea, siciliana, insomma, ha una bellissima voce. Miei fedeli guerrieri, Gig Robot ha osato penetrare nel mio regno. A voi concedo l'onore di affrontare e distruggere una volta per tutte il mondo. Cioè, non lo vedo nel cattivo io. Io, per esempio, direttore non l'avrei messo, perché proprio lui nella vita... Io, che avevo una voce più romantica, quindi adatta, dovetti lì per lì adattarla a questo tipo di personaggio con soddisfazioni. Tra di noi c'è un modo di dire che si chiama l'effetto Lala. L'effetto Lala. Sì. Capita che in delle giornate sei particolarmente stanco e quindi farfugli. Nel momento in cui riascolti la registrazione viene fuori tutto: vocali, consonanti, virgole, punti esclamativi. Imperatore delle tenebre, in nome della regina Emika che io rappresento, ti ordino di abdicare. Genko, schiaccialo.
Diego Reggente è un po' il folle di tanti del nostro gruppo, è un po' sempre alla ricerca di qualche cosa, la battuta spiritosa. Non immaginavo di portare avanti generazioni di... tirar su generazioni con cartoni animati, era una cosa che quando io lavoravo avevo l'età vostra, per cui mai pensando che questo diventava un qualcosa di così importante. Poi ha una voce splendida, bravo. Ripeto, noi all'epoca abbiamo doppiato in 3 anni, 15 anni di produzione giapponese. Entrare in una sala, uscire, entrare, uscire e fare uno con le corna, uno con la... era lavoro. Però era uno di quelli più bravi e più simpatici. Con questa voce particolare, anche lui tra l'altro adatto a fare cattivi, a fare bravissimo in questo ruolo. La tua sorellina nel cartone animato, Gig, era Francesca Guadagno. La Francesca Guadagno me la sono trovata vicino all'Egio, io dicevo mamma mia. Io ero intimorita da questa ragazzina piccola che era bravissima, perché i bambini sono dei mostri. Vai all'Egio, ti spaventi perché azzecca subito. Magari parla con un'amica fino a un attimo prima, poi e ha talento. Io la conosco da quando faceva Le Bambine, era piccolissima, così l'ho vista crescere, ma crescere anche come attrice, perché è una caratterista eccezionale. E lei doppiò Andrea De Boca in 150 puntate che ho diretto io, ho scelto lei per fare questa Andrea De Boca. Lei è come Oreste Lionello, tu non hai mai visto Oreste Lionello doppiare Woody Allen o altre cose? Lui cambia il dialogo, risponde al telefono, incide, legge il giornale, cioè è un mostro, capito? Ultimo giro, se non faccio qualcosa quell'animale di Hiroshi vincerà la gara. Pancio, maledetta palla di lardo, buono a nulla, fa qualcosa. Enzo Consoli è siciliano, è un po', io lo chiamo il cavallo pazzo, perché era un po', lì faceva un po' il caratterista. Lui ha una voce fra l'attore giovane. Allora, contrariamente all'originale, e il magro, che lo facevo io, l'abbiamo fatto con la voce alta, e il grasso con la voce bassa. Abbiamo fatto questo cambiamento, diciamo così. Anche lui viene da Catania proprio, tra l'altro era amico di mio marito, lo conoscevano. Lui forse ha fatto un po' più di teatro, un po' più di televisione. Mentre la differenza per esempio tra Zenigata e questo qual è alla fine? E che Zenigata appunto assume, diciamo, un aspetto quasi umano, in carne ed ossa, diventa in carne ed ossa. Questo rimane un cartone praticamente, perché c'è così il... ma è stimolante perché ti chiede un modo di essere interpretato. Anche un cartone, anche un mobile che si muove nei cartoni animati, ti richiede un'invenzione, un'idea.